Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi e lasciate un like subito prima che cominci il video. Comunque è garantito che vi piacerà sicuramente. Facciamo un po' di parodia, ma non sono molto pratico di parodie. Però la cosa, il video mi ha fatto davvero ridere quando l'ho visto. Di cosa sto parlando? Io ho fatto una ricerca su internet perché dopo che due lampade emergenti della Beghelli sono andati fuori uso a causa di un alzamento di tensione, ho deciso di creare qualcosa di utile per il mio impianto. Volevo installare un scaricatore di tensione, però purtroppo, visto che il mio pannello è già saturo e non potendo rompere per mettere un pannello più grande, così sono ammazzate da parte della consorte, ho provato a trovare un'alternativa. Io già avevo in mente di voler utilizzare dei vari story e installarli in alcuni punti della casa per proteggere alcune aree più suscettibili alle extra tensioni quando ci sono, diciamo così, i blackout, i maltempi, e installarli là. Allora ho fatto un po' di ricerca su internet per il valore ideale del varistore da utilizzare in casa. Io ho già utilizzato questa tecnica per proteggere la linea telefonica, infatti già ho dedicato un video. Magari in descrizione metti il link se volete andare a vedere quel video. E mi sono imbattuto in un video su YouTube che faceva davvero ridere, aveva davvero del paranormale, ma il paranormale non era tanto su chi aveva progettato questo aggeggino o aveva fatto il video, ma tanti commenti. Adesso vi faccio leggere un po' i commenti che hanno un po' d'assurdo. Ok, andiamo con i commenti. Complimenti per l'impegno e la cortesia che ci hai fatto, sei stato veramente bravo nella spiegazione, in modo che anche chi non è proprio un esperto in elettronica potrà autocostruire questa presa salva elettrodomestici. Un grazie, grazie di cuore. Ancora, bravo, un tutorial dedicato a persone che non sanno ma hanno voglia di fare ed imparare. Mi piace, hai spiegato tutto in ogni dettaglio. E a continuare ci sono altri commenti simili, come questo qua, forte, sei preciso, anche a costo di dilungarti tanto su argomenti di periferia rispetto che bla bla bla. Qui continuano una sfizia di commenti, a parte che io avevo anche commentato qua sotto, avevo detto la mia, e l'autore in questione ha cancellato il commento in cui praticamente io spiegavo il fatto che il dispositivo non era così efficace come dichiarava lui nel video. E adesso andiamo a parlare proprio di questo video che ha fatto. Visto che il video dura circa 20 minuti, non andiamo a esaminarlo tutto, ma soltanto la parte schematica e alcune dichiarazioni che fa lui, che sono assurde per chi studia veramente elettronica. È a provare che chi ha commentato elettronica non ne capisce assolutamente nulla, e lui, piuttosto che formare, va a distruggere quelli che è veramente i principi dell'elettronica. Cominciamo che lui aveva cominciato bene il suo progetto, andando a finire male, e vi spiego perché. Il cuore di questo progetto sono solo i varistori. I varistori, per chi non lo sapesse, sono componenti particolari che si comportano come se fossero degli interruttori. In pratica, man mano che aumenta la tensione ai suoi capi, cioè ai capi dei varistori, la resistenza interna si va a portare a valore quasi zero. Questo permette il passaggio della corrente, quindi tra fase e neutro, nel momento in cui tra linea e neutro arriva ai valori di 250 volts, qui c'è un passaggio di corrente. Ovviamente, passando la corrente tra L e N, sappiamo benissimo che avviene un corticircuito e il contatore si stacca. La stessa cosa vale se c'è la messa in fase, quindi c'è la fase in casa, il passaggio della corrente avviene tra la linea e la fase e si stacca il magnetotermico o il differenziale. Fin qui il progetto va benissimo, sono le dichiarazioni successive che fa che hanno un'assurdità. Il discorso della resistenza e condensatore, andiamo a vedere praticamente lui che dichiarazione fa su questo discorso. Ok, adesso arriviamo in questo punto alla parte interessante in cui lui parla del condensatore
Adesso faccio sentire quelle sono le sue dichiarazioni. Oppure all'improvviso aumenta per un errore dell'Enel, può essere anche quello, che stanno lavorando la cabina, non si sa mai. O sbagliano a mettere la 220, vi mandano la 380, per dire cosa succede. Questo scaricatore farà scattare, intervenire immediatamente il salvavita, proteggendovi tutto l'appartamento. Quindi questo è lo scopo dei due scaricatori. Quello che ho detto io. Okay. Invece il condensatore che è qui, questo condensatore che è questo qui, ragazzi, okay, io vi ho riprodotto qui in caratteri grossi, perché i valori, perché è molto molto, vedete, sono molto piccoli. Questo si legge, ma l'altro, quelli azzurri, si leggono poco. Vedete, adesso non vedete che sono piegati, questi sono piegati, sono piegati, l'ho fatto io per farli entrare qui, che beh, poi vi farò vedere come dovete fare. Avanti. Invece il condensatore, in questo caso, che è da sempre la stessa cosa, quindi lo prendete o da 250 o da 275. Io vi consiglio tutto da 250, se c'è là che è meglio, ok? Perché da 275 già, se la corrente arriva a 260, può cominciare a bruciare lampadine, fare danni, ok? Lo prendete in questo caso da 250 0,22 microfarad, quindi non serve da molti microfarad. Come vedete, questo condensatore, che è, vedete, rettangolare, comunque questo tipo di condensatore è praticamente non polarizzato, quindi non ha più e meno come quelli cilindrici, che per dire, ne prendo uno. Ok, a questo punto fermo il video e intervengo io e vi spiego un condensatore come è fatto e l'esperimento che ho fatto io per farvi dimostrare che ha detto assolutamente una cretinata tecnica. Il condensatore non è altro che un componente passivo. Al suo interno ci sono due lamelle, quindi chi ha studiato Fahrenheit dovrebbe anche saperlo, sono due lamine dove sulle due lamine si vanno ad accumulare due cariche. Tra le due lamine c'è uno spazio, questo spazio può essere riempito o dall'aria stessa, perché deve essere un isolante, o dall'aria stessa o da componenti che non sono conduttivi, quindi potrebbe essere il polistirolo, potrebbe essere la carta e potrebbe essere l'olio, come nel caso dei condensatori elettrolitici. All'aumentare della tensione di lavoro, perché lì stiamo parlando di tensione di lavoro del condensatore, il condensatore cosa fa? Tra le due lamine va a caricarsi troppo e avviene una scarica, come succede con i fulmini, il principio tra il negativo e il positivo a terra, va a fare solo una scarica. Questa scarica non fa altro che fa saltare solo il condensatore, non fa saltare il contatore. Questo qui è andato anche per assurdità. Anche il fatto stesso che dice che ci vuole un condensatore da 0,22 microfarad, ma lo potete mettere anche da 10 microfarad, 20 microfarad, non farà alcuna differenza, perché quello indica solo la capacità interna del condensatore come componente, non influisce minimamente sul discorso che fa lui. Anzi, questo entriamo in un altro campo che adesso non vado a spiegare, perché andremo a un a ore, a giornate. Il condensatore a scuola ci ho impiegato 2 anni di studio, lui in 2 secondi spiega che 0,22 microfarad è un valore che serve per far scattare il contatore se supera i 250 volt, un'assurdità, una cretinata. E adesso vi faccio vedere l'esperimento che ho fatto io per dimostrarvi che con un condensatore da 150 volts ho voluto ridurre i valori, non scatta né il contatore, non succede niente neanche al condensatore. Allora, tensione di lavoro 150 volts. Adesso andiamo avanti e vediamo cosa dice addirittura sulla resistenza. Lui ha messo una resistenza di 680.000 ohm, che poi sarebbe 680k, vabbè, potete anche abbreviare, va benissimo. Andiamo avanti. Essendo maniacali, vi dicevo, ho aggiunto anche una resistenza da 680 kOhm. In questo caso è 680.000 ohm, che sarebbero 680k, che è la stessa cosa, kOhm. Quindi questa resistenza fa la stessa funzione. Cioè, cosa fa? Se ad esempio la corrente non interviene nessuno di... Facciamo ad esempio, ottimo, proprio un esempio bruttissimo, proprio come si dice, alla parola tragica, sì, non scatta niente, questa resistenza cosa farà? Vedendo che è molto alta, quindi di ampere, di ohm, scusate, di ohm è molto alta, quindi cosa fa? Arriva
2,75, 300 volts, ok, si brucia la resistenza, e la stessa cosa va a scattare il magnetotermico. Quindi con questo piccolo oggetto fatto in casa. Adesso fermo, ok, a posto. La resistenza, un altro componente passivo, fa parte della componentistica passiva. La resistenza come componente che cos'è? Non è altro che un avvolgimento di un componente conduttivo, che potrebbe essere il rame, il carbone, e non ho idea se ci sono anche materiali ibridi che permette di arrivare anche a valore più alto. Che cosa succede se la resistenza, cioè, è messa in quella posizione lì? Ci sono due configurazioni, cioè due possibili situazioni in cui lì crea un cadute di tensione che con i valori di 680.000 ohm potrebbe creare una caduta di tensione di pochissimi volts, quindi non crea assolutamente nessun problema. Ma l'altra cosa che può andare a creare, essendo in parallelo con il condensatore, il discorso che facevo io con i microfarad, è ridurre la reattanza capacitiva del condensatore, perché i condensatori, oltre che avere questa bellissima capacità di accumulare energia e utilizzarli in campi svariati dell'elettronica, possono essere utilizzati anche per la loro capacità reattiva all'interno. Ad esempio io questi qua li uso anche per alimentare LED a 220 volts, perché hanno una capacità su 50 Hz, ho detto bene, di reagire come se fosse le resistenze. Quindi posso evitare di utilizzare resistenze con wattaggi alti per dissipare temperatura. Usare la resistenza in quel caso lì, a parte che ridurre la reattanza capacitiva, non serve assolutamente a nulla. Facciamo una prova, un esperimento. Vado a ridurre quel valore a 120 ohm. Vediamo che cosa succede a 220. Ok. Pronti? Sì. Finito. La resistenza, più che fumare o bruciare, il conduttore non scatta, perché in quel caso lì la resistenza, nel momento in cui si è bruciata, il conduttore interno si è interrotto, quindi il differenziale magnetotermico non scatterà, non farà nulla. Anzi, si può avere addirittura una situazione pericolosa in cui la resistenza, infiammandosi, potrebbe bruciare tutto e avere delle fiamme in casa, un incendio. Quindi la resistenza in quella posizione, in quella configurazione lì, più che abbassare la reattanza, non servirà a nulla, come avete visto anche nella dimostrazione che vi ho fatto io. Il video continua che lui elogia questo dispositivo, che lo usa da 4 anni, che funziona, ma non mette in discussione che funziona. Funziona solo perché ci sono i varistori. Il condensatore e resistenza sono due componenti totalmente inutili. Anzi, lui dice: se non ti viene i varistori, ti viene la resistenza, ti viene il condensatore. A me mi ha fatto ricordare un film di Bella Vista. Ma lì stai in un trick track. Poi, al di là di questo, il fatto che tu chiami il varistore, lo chiami scaricatore, stai facendo una direzione proprio assurda, perché il scaricatore è un componente, anzi un dispositivo utilizzato nell'elettrotecnica, e si monta tra il contatore e il differenziale. Io non l'ho installato perché, a parte che ha dei costi abbastanza elevati, ma come ho detto all'inizio, devo rompere la cassetta, fare una cassetta più grande perché non ho più lo spazio. Ma adesso vi faccio vedere io dallo schema, con uno schema più pratico, con meno componenti, come è possibile realizzare un dispositivo per proteggere l'impianto di casa. Allora, questo è lo schema che ho realizzato tramite questo software, però non voglio concentrarmi su questo software, anche se ha una licenza molto bassa, cioè come costo. Allora, il circuito è molto semplice, utilizza due varistori che hanno un valore di soglia di 270 volts. I componenti aggiuntivi, quindi il condensatore, la resistenza, il LED e il diodo, sono componenti aggiuntivi che mi servono solo per localizzare dove ho installato i due varistori. Come vedete, i varistori li ho configurato come l'ha messi lui, ma io già sapevo che andavano messi così. Un'altra cosa che va detta è la falsa dichiarazione sua che l'Enel per sbaglio ci potrebbe dare la 380. La 380 in casa non può arrivare perché abbiamo un contatore monofase, quindi possiamo parlare solo di picchi. Questi dispositivi intervengono in casi di picchi. I picchi sono impulsi
su misimale che possono arrivare a causa di interventi da parte dell'Enel oppure di qualche fulmine che è entrato in rete e tocca a casa. Quest'ultima cosa un po' difficile, ma può succedere a caso di un blackout in cui scende e sale la tensione. In quell'istante arriva un picco che secondo i calcoli che non vado a fare adesso perché mi scoccio veramente, possono arrivare a 300 volts. Quindi questo qua a 270 va benissimo, anche perché i dispositivi in casa possono tollerare un'alimentazione che va dai 220 ai 240 volts, quindi hanno una tolleranza di 10% oltre alla loro capacità di alimentazione, che in pratica, se ho fatto bene i calcoli, stiamo parlando fino a 280. Questo qui a 270 interviene e manda in corto la rete e vi fa scattare il contatore. Questo è tutto. In più mi sono permesso anche di realizzare un circuito stampato idoneo al caso, eccolo qui. Questo qui entra direttamente in un tappo della Living Internazionale, dove ci sono i due varistori e il gruppo che serve per alimentare il LED. Il motivo per cui utilizzo un condensatore per il LED è perché sfrutto la reattanza capacitiva, quella di cui parlavo prima. In pratica il condensatore, in base all'armonica dei 50 Hz, abbassa la tensione, dandomi ai capi dei diodi LED una tensione ragionevole per alimentarlo, senza la necessità di utilizzare resistenze con un wattaggio esagerato. Perché se volessi calcolare questa resistenza a 220 volts con la corrente per alimentare questo LED, mi servirebbero resistenze da 2 watt, che in un tappo del genere non entrerebbero mai, anche costano pure quei tipi di resistenze. Detto questo, vi faccio vedere dove ho installato i dispositivi e dove potevano essere anche installati. Allora, io qua ho effettuato un attimo il collegamento per provare se quest'altro va bene, perché ho testato anche gli altri che ho fatto, infatti qui ne ho realizzati 5. In questo modello qua, cioè in questa variante qui, non ho messo il fusibile auto ripristinante perché mi sembra totalmente inutile farlo, perché come abbiamo detto il cuore di questo sistema che protegge la rete elettrica sono i varistori posti in questa configurazione qui. Il condensatore, la resistenza e il diodo servono solo per fare accendere il LED in tutta sicurezza, per non dissipare troppa per non dissipare troppo calore. Quindi adesso provo un attimo questo qui, vediamo, metto così in sicurezza. Ok, e si accende. Ovviamente il LED serve soltanto per distinguere nelle prese di corrente dove ho posizionato il sistema di sicurezza. Allora, dove vanno installate? L'ideale sarebbe quello di inserirlo direttamente dentro il quadro elettrico, ma non lo posso fare perché ce l'ho detto. Quindi che cosa ho fatto? Ho rintracciato dove sta la linea di ingresso del segnale elettrico, quindi in ogni stanza l'ho posizionato nella cassetta elettrica seguendo praticamente quella che è la linea elettrica. In pratica la corrente arriva da qui e si distribuisce per tutta la stanza. La stessa cosa ho fatto e ho ripetuto anche nelle altre stanze, come qui questo è il bagno, e l'ho messo qui che la tensione arriva qui e si distribuisce per le altre prese del bagno. Potevo inserirla anche lì nella cassetta di derivazione, però ho preferito per comodità creare i tappi, e questo si ripete per tutte le stanze di casa. Speso queste chiacchiere riguardo a questo dispositivo, che vi consiglio di realizzare se in alternativa non potete utilizzare lo scaricatore, anzi io vi consiglio comunque lo scaricatore, ma se non avete possibilità, come purtroppo non ho io, che avete poco spazio e non potete rompere e volete anche risparmiare, potete utilizzare questo dispositivo, che va installato uno per ogni area. Cioè in teoria basterebbe uno, però che ne aggiungete uno per ogni zona di casa non vi fa male. E poi
aggiungendo il fatto il LED, diventa anche gradevole vederlo lì montato. A questo punto vi lascio a voi una giornata e, come ho detto all'inizio del video, iscrivetevi e lasciate un like e soprattutto studiate, se amate veramente l'elettronica, accertatevi di quello che viene detto, perché purtroppo su YouTube ci sono anche di quei cosiddetti ciarlatani che credono di conoscere l'elettronica, ma di elettronica non sanno assolutamente nulla. Buona giornata a voi.